Buonasera, oggi vediamo come si utilizza il dispositivo per attaccare gli elastici, questi qui da 8 mm, sulla tagliacuce Janome 8002D. Volendo questo dispositivo lo potete anche utilizzare, questo è il libretto degli accessori della Janome ufficiale. E potete utilizzare questo dispositivo su tutti i tagliacuci della categoria H, quindi 744D, 734D, 644D, Harmony 9002, 990D, 204D, 134D e 8002D. Quindi se avete uno di questi tagliacuci potete utilizzare il dispositivo che vi faccio vedere adesso. Allora, prima di tutto dobbiamo aprire lo sportello sinistro, troviamo questa vite e la andiamo leggermente ad allentare, non la dobbiamo togliere del tutto. Poi installiamo il dispositivo in questo modo, così. E poi fissiamo la vite. Così. Chiudiamo lo sportello, apriamo il dispositivo in questo modo e poi posizioniamo l'elastico in corrispondenza dei due aghi, quindi quando lo posiziono devo posizionarlo in questo modo, quindi in corrispondenza degli aghi. Abbasso gli aghi e abbasso il piedino. Poi chiudo il dispositivo, posiziono correttamente il nastro elastico, l'elastico su questa fessura qui e poi chiudo con questo gancetto. Adesso andremo a cucire su un tessuto leggero di cotone e poi su un tessuto elasticizzato. Dobbiamo impostare la macchina in questo modo: ha la lunghezza, quindi la manopola superiore, ha 3,5 mm e il differenziale qui dalle parti del 2, va bene? Dopo, in base al tessuto che andate a lavorare, lo regolerete. Comunque ho fatto delle prove e diciamo da 1 e 8 a 2, potete oscillare su questi valori qui. Adesso cuciamo. Mettiamo il tessuto sotto al piedino, lascio un po' di tessuto fuori che poi verrà tagliato dal coltello. Quindi alzo il coltello, mi posiziono la stoffa e inizio a dare i primi punti a mano per fermare l'elastico e la stoffa insieme. E parto. Allora, tengo i fili così e inizio a cucire. La cucitura che sto realizzando è una cucitura a 4 fili. Eccola qui. Posso continuare su tutta la lunghezza. Poi, se voglio leggermente modificare il tipo di arricciatura, se voglio un'arricciatura più importante, quindi come questa, oppure un pochino più meno arricciata, posso anche regolare il tiraggio dell'elastico anche da questa rotellina. Infatti, mi viene un'arricciatura più morbida. Ok?
di questo tipo. Adesso lo modo e vi faccio vedere. Ecco qua. Così è meno arricciato, così è più arricciato. Ok? Questo lavoro io l'ho fatto utilizzando due aghi. Volendo potete utilizzare anche solo un ago, questo a vostra scelta. Adesso utilizziamo il tessuto elasticizzato, quindi a mio avviso potete utilizzare anche la licra, i jersey, oltre alla maglina, questa qui elastica che sto utilizzando io. Quindi sempre con lo stesso concetto, tengo con le mani l'elastico dietro, poi porto un po' di stoffa a destra in maniera tale che sarà il coltello a rifinirmi il mio capo. Vado a stringere leggermente. Se vedo che è troppo elastica la mia uscita, troppo arricciata, non faccio altro che girare e quindi avere un'arricciatura più morbida. Questo è il risultato. Bene, il nostro video è finito. Spero che vi sia piaciuto e che riesca ad aiutarvi nel vostro lavoro con la taglia e cuce. Ciao, grazie, al prossimo video.